Un'ottantina di persone circa hanno accolto nella nuova sede del Movimento 5 Stelle Maria Cristina Saia, candidata a sindaco per il Movimento. È apparsa subito una persona determinata, sicura di sé, capace di dialogare con gli altri e con la stampa. Ma basta questo a dirigere una città? Forse il Movimento 5 Stelle a Messina, chiuso nella ortodossia di Beppe Grillo, ha perso un'occasione storica, quella di dialogare veramente e aprirsi alla società, non tanto con i partiti tradizionali, ma con i movimenti veri, quelli che nascono dal basso e a Messina esistono e che sono veramente radicati nel territorio della città. Come si può cambiare questa città che è ridotta in macerie da decenni di malapolitica e pessima amministrazione? Sicuramente si può cambiare soltanto rivolgendosi ad una politica nuova, una politica che fa parte di un sistema che vuole smantellare questo sistema che ha portato il fallimento di Messina. Noi abbiamo il compito di riesumare questo morto ed è un lavoro molto difficile, però abbiamo la forza, abbiamo le competenze, siamo giovani e vogliamo rimanere a Messina e questo ci dà forza e speranza. Ecco, voi avete già dato prova di dare dei risultati anche a Messina, nel senso che a Messina, come hanno dimostrato sia le regionali che le politiche, di fatto in Messina si hanno dimostrato di voler cambiare. Voi pensate di poter continuare quest'onda anche alle amministrative? Ovviamente, ovviamente, ci candidiamo apposta perché ce l'hanno chiesto migliaia di cittadini, ci hanno chiesto di fare questo passo importante nonostante noi abbiamo iniziato sempre a pensare a prima ad una rivoluzione culturale, prima che una rivoluzione nell'urna. Ovviamente in questo momento serve anche e soprattutto una rivoluzione politica, perché come dicevo prima è un sistema che va smantellato e noi abbiamo cercato di creare questo sistema parallelo che serve proprio a fare questo. Lei si chiama portavoce, no? Piuttosto che Sì. sindaco, perché questa differenza? Ma sicuramente le parole servono, le parole ci hanno insegnato che servono tantissimo e dobbiamo darle il giusto peso. Un portavoce vuol dire una persona che si fa portavoce dei cittadini. I cittadini che arrivano a Palazzo Zanca, qual è la prima cosa che devono fare per cambiare? Sicuramente devono pensare a quella che è la vera identità di Messina, che è l'identità turistica. Messina è una città a vocazione turistica, tutti lo hanno cercato di nascondere, di dimenticare, ma Messina è questo quello che dobbiamo fare per Messina, la prima cosa, cercare di valorizzare quello che già abbiamo, non abbiamo bisogno di grandissimi soldi. Chi vive di turismo, chi conosce benissimo cosa vuole il turista e sono veramente quattro cose che mancano a Messina, con una miniera che abbiamo proprio qui davanti, con un porto naturale bellissimo e che riesce a far attraccare navi che ospitano 6.000 passeggeri. Mentre voi avete già appunto stasera presentato la vostra candidatura, così come ha fatto Di Naia e anche a Corinti, il centrodestra e il centrosinistra ancora sono in alto mare. Ovviamente, loro hanno dei giochi di potere, hanno delle difficoltà enormi, perché il potere purtroppo è stato il male dei partiti ed ecco perché il Movimento 5 Stelle non dà spazio a personalismi, dà soltanto spazio a un gruppo. Io sarò portavoce non soltanto dei cittadini, ma anche del gruppo che vorrà sostenermi, quindi portando avanti le loro idee a maggioranza decise, non soltanto da una testa Chi è pensante. il vostro avversario in questo momento? Chi individuate come l'avversario dei 5 Stelle? Allora, il nostro avversario, se ne esiste uno, ovviamente dovrebbe essere cercato fuori dagli schieramenti politici. Non mi va di pensare ad un nemico soltanto. Io il vero nemico che vedo è proprio il sistema politico che è andato avanti fino adesso. Non vedo identificato questo in una sola persona, ma vedo proprio il sistema tutto insieme un nemico. Messina non ha mai avuto un sindaco donna. Questa cosa di emozione ti spaventa? No, non mi spaventa affatto, anzi mi inorgoglisce. Vive le donne. Prossimo sindaco, comunque sia, rischia di ereditare una condizione particolarmente grave e pesante dal punto di vista economico. Siete fatti un'idea di come eventualmente affrontare il problema principale che in questo momento è quello economico?
Ovviamente, noi abbiamo una grandissima risorsa che sono dei collegamenti al Parlamento ma anche alla Regione con le nostre stesse forze politiche, per cui dobbiamo spingere per avere dei finanziamenti, per cercare in qualche modo di evitare il fallimento totale, anche se ovviamente è evidente ed è sotto gli occhi di tutti e noi lo abbiamo denunciato per primi. Cercheremo in ogni modo di avere un finanziamento e poi ovviamente ci rifaremo i fondi internazionali, europei. Allora, il dissesto è già in atto. A chiunque stia dicendo che questo non è vero, ovviamente sa di mentire. Guardi, se c'è la possibilità, anche una sola possibilità, di poter in qualche modo evitare un dissesto che è reale, bene, bisognerà però fare i conti con un dissesto che è formale. C'è un'idea di giunta? Siamo, Maria, scusa, un'idea di giunta? Certo, ovviamente abbiamo un'idea di giunta, sia il nostro gruppo che da anni ci segue, scusami. Quindi e quelli saranno sicuramente le persone che ci sosterranno. Okay. Ma andiamo. Nell'arco della serata ci sarà qualcosa da mangiare, un po' di torte, un po' di pasticcini. Abbiamo predisposto delle stoviglie biodegradabili per evitare il consumo di plastica e l'accumularsi di rifiuti. All'ingresso ci sono due bidoni. Uno verrà utilizzato per la raccolta della plastica e dell'alluminio, il secondo per la raccolta dell'umido e delle stoviglie biodegradabili. Quindi cortesemente vi preghiamo di gettare chi si fermerà insomma con noi, di gettare queste stoviglie in quel bidone che poi sarà conferito al compostiera comunale di Villa Dante. Inoltre ovviamente vi chiediamo di evitare se qualcuno ha parcheggiato fuori il motorino dove ci sono gli stalli per i disabili, vi preghiamo di rimuoverli e di parcheggiarli in altro luogo. Adesso, alla fine di queste comunicazioni, passo la parola a Ciccio, che è memoria storica del gruppo, che vi racconterà un pochettino come è iniziato tutto. Grazie. Grazie. Ok, buonasera a tutti, io sono Francesco Longo. Mi accusano di essere il membro più anziano, anche se non è vero, perché comunque... Sì, ce n'è un'altra qui accanto a me, comunque ora ve la presenterò. In ogni caso, niente, non la voglio fare molto lunga, voglio dire però una cosa a cui tengo tantissimo. La nostra storia, la storia come gruppo, come Meetup di Messina, è veramente lunga. Parte per il primo V-Day l'8 settembre 2007, io con gli anni non... l'8 settembre 2007, in cui appunto anche qui a Messina, grazie all'opera di veramente pochissime persone che avevano iniziato ad avvicinarsi al blog di Beppe Grillo, viene organizzato il primo V-Day. Da quello è stata tutta una serie di iniziative, il secondo V-Day l'anno dopo, ma anche tante battaglie sul territorio. Vorrei farvi notare che l'attenzione sul parco Aldo Moro, che ora è stata riportata diciamo ai giornali recentemente, è una battaglia che noi abbiamo portato avanti già appunto nel 2008, quando abbiamo raccolto 3.000 firme, abbiamo portato l'attenzione della città all'esistenza di questo parco chiuso che non veniva utilizzato ed è in stato di totale abbandono. Da lì, dalle cose più semplici come la raccolta degli alberi di Natale che la gente butta accanto ai cassonetti, a tante altre battaglie per le baracche, abbiamo portato qui a Messina Strisce la Notizia con la Petix. Da lì è nata l'Associazione Energia Messinese, che ha proseguito nella sua azione per esempio organizzando ogni 23 maggio una manifestazione ricordata
ricordo della strage di Capaci, e lì abbiamo una testimonianza, appunto questa stanza è diventata un po' una specie di museo della nostra storia, e quindi su quella parete potete vedere un disegno fatto a mano da un ragazzo, da Lelio Bolaccorso, che è un fumettista e che ha disegnato appunto questa bellissima immagine proprio in occasione del 23 maggio 2010, quando abbiamo fatto l'ennesima manifestazione.